Il 2011 è stato l'anno dell'amministrato, come si è comportata Copernico Sim? Bene, nel nostro caso perché siamo riusciti intanto a mantenere un buon passo l'anno scorso. Nel 2011, tutto sommato, per noi è stato un anno non certamente fra i più positivi, ma neanche negativo. Abbiamo chiuso con un utile che per quanto ci riguarda è interessante. Ci siamo consolidati sul nostro territorio di promotori finanziari, siamo leggermente cresciuti come abbiamo fatto sempre in questi 12 anni di attività. E abbiamo iniziato un buon 2012 perché c'era la ripresa già in corso nell'arco degli ultimi mesi del 2011, le aspettative sono buone, siamo piuttosto ottimisti anche da come ci stiamo sviluppando. Stiamo intercettando dei promotori finanziari delusi, e, beh, lavoriamo molto anche con i giovani. Direi moderatamente ottimisti. Su quali zone punterete maggiormente? Ma noi non abbiamo una politica relativa alla zona, cioè a noi non interessa mettere le bandierine sulla, sulla mappa, sulla carta geografica, puntiamo molto sugli uomini. Quindi quando troviamo delle persone interessanti che condividano la nostra filosofia, allora in questo caso l'uomo ci interessa, la persona ci interessa. Qual è il profilo ideale del professionista di Copernicus Sim? Il professionista nostro è una persona, allora se parliamo dei senior, è una persona che abbia una visione di sé nel medio e lungo termine, che non pensi a se stesso come una persona cui, che deve mordere e poi fuggire. Non è una persona che ama cambiare, se entra in Copernico vorrei che c'entrasse per la vita, augurandogli una vita anche molto lunga. Io credo che il professionista di Copernico deve essere soprattutto una persona che sceglie di fare questa attività con convinzione e motivazione, cioè che ci creda davvero. Poi deve anche capire la complessità. Oggi fare il promotore finanziario, soprattutto in un'ottica consulenziale, come facciamo noi in Copernicus Sim, eh, implica la necessità da parte del nostro promotore di capire la compliance, di capire eh, il mondo in cui deve operare. I vecchi metodi operativi secondo me sono obsoleti. È già molto difficile oggi far capire a un promotore finanziario giovane cosa significa fare, eh, collocare il servizio di consulenza finanziaria, farlo nei confronti delle persone, mi scusi il termine, vecchi, è abbastanza difficile. Ciò nonostante ci riusciamo, ci crediamo, ci stiamo lavorando assiduamente da anni e i primi risultati si stanno, ci stanno confortando. Quali armi utilizza Copernico per rispondere alle corazzate della promozione finanziaria? Armi corazzate sono termini che ricordano battaglie e guerre. Noi per la verità cerchiamo di vivere abbastanza in pace, di guerre ne abbiamo già abbastanza. Eh, il mercato in questi anni non ci ha aiutato, la nostra, tra virgolette, arma è quella della trasparenza, noi non siamo una cosiddetta rete piramidale, anzi il concetto di rete non mi piace. Perché la rete è fatta per i pesci e quindi non abbiamo nemmeno all'interno della Copernico la struttura piramidale diciamo, tradizionale. Noi crediamo al contrario che il promotore finanziario che entra in Copernico ha il diritto e il dovere di confrontarsi con le funzioni aziendali per risolvere i problemi. E crediamo nella trasparenza, crediamo nell'efficienza e soprattutto, come dicevo prima, crediamo nella lealtà del rapporto fra cliente promotore, promotore e azienda. Copernico SIM sì, è una delle poche realtà a puntare sui giovani. Quali risultati avete ottenuto nell'ultimo anno? Sì, noi sono un paio d'anni che ci lavoriamo in maniera molto seria, ne stiamo portando in Copernico parecchi. Eh, I giovani devono essere chiaramente motivati a svolgere nel lunghissimo termine questa attività perché devono poter promettere ai loro potenziali clienti di seguirli per i prossimi 30-40 anni. Io immagino che il, lo immagino perché lo verifico sul campo, ci siano tantissimi giovani oggi che ricercano una loro sicurezza professionale. Veda, oggi fare il consulente finanziario significa andare a cercare ogni giorno dei nuovi datori di lavoro. Se una persona riesce a chiudere diciamo, 50, 70, 100 datori di lavoro, è molto più sicuro rispetto ad un dipendente, è questo quello che stiamo cercando di insegnare ai nostri giovani, di fare ogni giorno tanti colloqui di lavoro, essere licenziati da un datore di lavoro è facile, essere licenziati contemporaneamente da 100 datori di lavoro è molto molto difficile, anzi direi impossibile, quindi chi cerca sicurezza oggi lo può trovare nella consulenza finanziaria in Copernico, Sim sì, perché noi questo l'abbiamo fatto, l'abbiamo usata come una nostra mission proprio.